Sì, il movimento è in costante crescita, l'abbiamo verificato con la chiusura delle iscrizioni di ieri, infatti gli uffici federali ci hanno comunicato che i numeri sono nettamente superiori a quelli dell'altro anno, circa 200 unità in più, quindi con lo staff tecnico che è incaricato dalla federazione e da noi di allestire il campo gara, abbiamo fatto una riunione questa mattina verso le 9 al palazzetto del tennis tavolo dove si svolgeranno le competizioni e abbiamo dovuto montare 6 pedane di gara. Questo perché? Perché i numeri sono veramente cresciuti in tutte le armi, sia in spada che fretta e in sciabola. Abbiamo toccato veramente la quota 1500 e oltre a tutto il seguito dei parenti, dei genitori, degli accompagnatori, perché ricordiamo è una manifestazione aperta ai ragazzi, alle giovani promesse dai 13 ai 16 anni, quindi indubbiamente sono accompagnati dalle famiglie. Stiamo lavorando per organizzare una manifestazione più grande dell'ultima grande manifestazione che abbiamo organizzato nel mese di settembre. Abbiamo mosso i primi passi in maniera ufficiale e avremo delle riunioni a breve e dopo queste riunioni avremo un risultato, un responso che sicuramente comunicheremo a tutta la stampa, a tutti i giornalisti. Adesso io faccio un attimino gli scongiuri e non dico nulla, però nell'area c'è un evento di respiro non solo europeo ma che va oltreoceano, quindi di questo ne sono contento, è un'impresa ardua, però ci stiamo lavorando sopra e non sarà una data molto distante. Se ne può.